Lei lo conosceva innanzitutto? No, veramente, io sono stata tanti anni, la nostra è la farmacia, però di vista. Non lo conosceva? Siamo un po' impauriti, io soprattutto perché, sa, poi soprattutto avendo un negozio, lei capisce che c'è da avere veramente paura. E che cosa, ovviamente, al di là del fatto che si augura che lo prendano il prima possibile, ma secondo lei che cosa bisognerebbe fare? Ah, bisognerebbe pulirli veramente, perché lei capisce che c'è da aver terrore. Io poi purtroppo sono vedova, sono sola, e quindi lei capisce che possono entrare facilmente. C'è paura in questo paese? Ah, in questo paese sì, a quanto sento, infatti dicevo su Facebook, su internet, tutti ne parlano, ecco. Però mi dà un po' fastidio che c'è un allarmismo magari proprio qui in paese, e qui in paese non credo che si presenti, ecco, voglio dire. Però capisco chi abita in aperta campagna. Un allarmismo dettato da fatti oppure no? Sicuramente c'è una microcriminalità dilagante, quindi si ha paura un po' di tutto. A maggior ragione quando ci sono episodi come questo, insomma.